Al Festival Capri Hollywood si celebrano la creatività e i talenti senza tempo di Napoli. Al Festival Capri Hollywood di Pascal Vicedomini non si può naturalmente non celebrare il cinema napoletano sempre più al centro dell'attenzione mondiale. Ed era bellissima. In attesa della serata conclusiva del festival, il 3 gennaio, proprio al Teatro San Carlo di Napoli, Roberto Andò, regista e direttore di un altro teatro della stessa città, il Mercadante, parla di un anno speciale per tutta l'arte del capoluogo partenopeo. Napoli ha sempre prodotto film importanti. Donna Sofì, quando si dopo non si sa bene. Oh, e voi pensate sempre in cosa? Ci sono delle annate, come per i vini, molto più ricche, e quest'anno c'è una congiunzione di talenti che ha fatto dei film importanti. A forza mia e ho pubblico! Bussaccio. Alcuni sono stati dominatori della stagione, come il film di Martone, il film di Paolo Sorrentino che concorre all'Oscar. Come fate a entrare? Tu sei Ciro? Il bambino nel piano di sopra. Mi aiutò. Il mio film, che è un film, diciamo, di un campano adottivo. Anche nel mio film c'era un attore importante come Silvio Orlando, che ha fatto altri film come quello di Leonardo Di Costanzo, Aria Ferma. Basta adesso. La giovane, un passo indietro. Un passo indietro, ho detto! Insomma, è un serbatoio di storie. Tengo un momento in su!